Primo intervento che è di Isabella Corradini che ci parla dell'aspetto psicologico. Allora, innanzitutto ringrazio gli ideatori di questa manifestazione che mi permette di ribadire, di affrontare un tema a me molto caro, quello della sicurezza, ma facendolo con un approccio che è quello della psicologia, in particolare della psicologia sociale. E farlo poi in questo contesto universitario e soprattutto anche con riferimento al tema dell'intelligence e dello Stato che è l'angelo custode, no, della nostra collettività. Allora, il mio intervento riguarda soprattutto l'aspetto della sicurezza, ma vista con un approccio, dicevo, della psicologia, in particolare della psicologia sociale, quindi concentrandomi in particolare su quello che è il fattore umano. Psicologia sociale, piccola introduzione, ci occupiamo in particolare di quello che è l'aspetto di studiare l'interdipendenza soggetto-ambiente, quindi analisi del comportamento anche in funzione di quello che è il contesto sociale-ambientale. Tra gli argomenti della psicologia sociale abbiamo ad esempio quello che può essere l'atteggiamento, il comportamento, la persuasione, l'aggressività, quindi tutti i temi, la comunicazione, quindi tutti i temi importantissimi per analizzare quelli che sono gli aspetti anche della sicurezza. Credo anche che oggi, diciamo, parlare di sicurezza sia è importante. Ho letto anche questo aspetto di fare sistema, quindi per affrontare la complessità. Fare sistema è importante perché noi andiamo ad affrontare un tema complesso dove fare sistema significa integrare quelle che possono essere le competenze, quindi le diverse professionalità, e quindi sono d'accordo anche, no, nell'integrare quelli che sono gli aspetti più puramente tecnici da quelli che sono aspetti sociali, aspetti anche più prettamente psicologici. Quindi dicevo, intervento della psicologia sociale, come vedete questi sono gli argomenti che si trattano, e vediamo invece come applicarli, quindi qual è l'approccio alla, se ci riusciamo, alla sicurezza. Allora, innanzitutto sicurezza, oggi diciamo assistiamo anche a un'evoluzione di quello che è il termine di sicurezza. Come vedete la sicurezza può riguardare l'individuo, può riguardare l'azienda, può riguardare la sicurezza della nazione, ma può anche declinarsi in vari aspetti, tra quello che è per esempio la security, quindi quello che può essere appunto la protezione da atti intenzionali che possono ledere quella che è la salute e la sicurezza di una persona, ma può riguardare anche la safety, può riguardare la cyber security. Oggi si parla molto di cyber security, quindi tutto quello che è sicurezza delle informazioni. D'altro canto, qui l'importanza, diciamo, del fattore umano di sì, prima di tutto di sviluppare quello che è la cultura della sicurezza, quindi sistema condiviso di significati, e quindi è importante tutta l'attività, no, che si sta facendo di informazione e di formazione su queste tematiche. E anche perché come esseri umani in un mondo connesso noi utilizziamo ormai le tecnologie, no, in maniera quotidiana, sono per noi fisiologiche, quindi in qualche modo utilizziamo e inseriamo, no, informazioni anche all'interno del contesto cosiddetto virtuale, no, del web, e in qualche modo ci esponiamo in termini di identità digitale. Quello da chiedersi anche da un punto di vista sociale, psicologico, è se questo contesto è davvero virtuale, perché oggi assistiamo a un'evoluzione di quelle che possono essere tipologie di minacce. Parliamo per esempio di, tutti conosciamo il termine cybercrime, quindi quella che può essere furti d'identità, frodi, ma che vediamo sono fenomeni che non riguardano solo chi si occupa di sicurezza, ma riguardano tutti noi, perché tutti utilizziamo le tecnologie, quindi tutti immettiamo dati e tutti possiamo essere, come dicevo prima, esposti in termini proprio ai rischi della esposizione dell'identità digitale. Furti di identità, frodi, ma anche cyber espionage, quindi spionaggio, ma anche cyberterrorismo. Quindi tutte categorie di fenomeni che oggi, che noi già conosciamo, ma che acquisiscono una nuova valenza con quel nome che mettiamo cyber. In realtà sono fenomeni che già conosciamo, ma che oggi trovano una diversa modalità di espressione. Proprio perché anche fenomeni che, furto di identità,
invece di essere un furto di identità, no, della carta, ad esempio, di identità, diventa un furto di dati, quindi all'interno di quelle informazioni che noi involontariamente o volontariamente inseriamo, per esempio, attraverso o in un social media, quindi utilizzando quelli che sono i servizi della tecnologia. Il discorso è se davvero questo contesto è virtuale, perché è vero che parliamo di web, no? Parliamo di rete, ma gli effetti sono reali, perché gli effetti di un furto di identità, di una frode, come gli effetti di attacchi, sono effetti reali che vanno a impattare sulle persone, sulle organizzazioni e quindi anche sul sistema paese. Quindi dobbiamo considerare questo aspetto della percezione, che è proprio puramente psicologico, no? Il fatto di avere una tecnomediazione che mi impedisce di vedere magari la gravità di azioni che si mettono in atto, così come la gravità degli effetti. Quindi è importante considerare questa alterazione percettiva anche nella gravità dei comportamenti, che porta a una sottovalutazione dei rischi, per esempio, nella rete. Lo vediamo nei fenomeni, ad esempio, di cyberbullismo, dove appunto una scarsa percezione, diciamo, dei rischi che si corrono in rete porta a una serie, diciamo, di effetti che poi si producono invece nella vita reale. E vediamo anche un aspetto, diciamo, importante sempre dal punto di vista proprio di analisi psicologica. Oggi si parla molto anche di un hacking sociale, tema che poi verrà ripreso anche dal professor Mignosi, quindi un hacking sociale, quindi non legato soprattutto a quelli che sono gli aspetti più tecnologici, ma gli aspetti più psicologici sociali. Questi sono, diciamo, delle metodologie di attacco che noi conosciamo, quindi per esempio il phishing, no? Quindi il pescare, quindi quelle famose email che ci arrivano e che magari molti di noi non cadono nel tranello, però qualcuno ancora ci cade oggi, perché molto spesso, no, queste email anche di phishing sono costruite, no, quindi nei contenuti, nelle parole sono costruite, diciamo, ad arte proprio per attirare l'attenzione, per carpire l'attenzione e quindi favorire l'immissione di dati. Queste tecniche, ad esempio anche quello di destare, diciamo, l'attenzione, di catturare l'attenzione, avvengono attraverso dei meccanismi anche di persuasione sociale, come avviene nel social engineering, quindi ingegneria sociale. Sono proprio delle tecniche, delle strategie di natura psicologica che si basano su principi della persuasione, vanno ad agire su quelli che sono gli schemi cognitivi, su schemi di pensiero. Quindi attraverso, noi siamo esseri umani e come tali siamo economizzatori di risorse cognitive, si dice, in qualche modo tendiamo, no, a trovare delle scorciatoie, quindi le famose euristiche, quelle che chiamiamo euristiche, quindi strategie cognitive che ci permettono di trovare delle soluzioni rapide magari anche a problemi complessi, ma non è detto che queste soluzioni poi siano quelle corrette. Quindi agire su questi schemi di pensiero significa in qualche modo andare a toccare anche dei punti deboli. I meccanismi della persuasione, non abbiamo il tempo ovviamente di analizzarli, però si basano proprio su questi aspetti, andare a toccare quella che può essere una via periferica, una via centrale attraverso il quale sviluppare la persuasione. E quindi vedete come l'applicazione, l'analisi da un punto di vista psicologico si traduce anche in un'analisi importante nei temi della sicurezza, nel fare anche attività di profiling. Pensiamo anche ai meccanismi, per esempio, della persuasione che vengono utilizzati nelle tecniche di reclutamento, nell'ambito per esempio del terrorismo. Quindi un'analisi, diciamo, a 360 gradi dei problemi della sicurezza, a mio avviso, deve riguardare e integrare più competenze, quindi da quelle più tecniche a quelle più umanistiche, a quelle più sociali, quindi, diciamo, un approccio molto più ampio. Altra cosa importante, dicevo, queste tecniche, poi noi stiamo parlando di metodologie di attacco abbastanza conosciute, ma oggi anche quello che viene considerato un po' l'anello debole del processo di sicurezza, quindi il fattore umano, che è un po' riduttivo, io parlerei di persone, però in realtà può diventare l'anello forte di questa sicurezza. Diciamo innanzitutto che sicurezza, prodotto, processo, entrambi, ma soprattutto un processo che deve essere costituito da persone, risorse, metodologie, tecniche. Questo è importantissimo, perché altrimenti la vediamo come un qualcosa, no, che deleghiamo a qualcun altro. No, tutti siamo soggetti attivi di un processo di sicurezza.
Il fattore umano diventa importantissimo, quindi deve comprendere quelli che sono gli usi consapevoli, ad esempio, delle tecnologie, quindi non ovviamente criminalizzare le tecnologie, perché sono indispensabili al nostro quotidiano e anche all'attività di sicurezza, però dobbiamo cominciare a vederne anche il lato dell'uso consapevole. Peraltro queste tecniche, che dicevo che sono abbastanza conosciute, oggi vengono utilizzate anche per attacchi più sofisticati, esempio gli APT, gli Advanced and Persistent Threat, che in qualche modo sono attacchi sofisticati messi in atto, diciamo, da organizzazioni di alto profilo, e il punto di entrata proprio per iniziare l'attacco è spesso è proprio una debolezza umana, no? Quindi si fa leva su queste tecniche di phishing o spear phishing, quindi vale a dire email più mirate, quindi a soggetti mirati. Quindi in conclusione, aspetti ci vogliono proprio per affrontare questo tema nella sua complessità. Ci vuole questo aspetto di sistema, quindi tecnologie e persone che devono integrarsi, soprattutto attraverso delle attività di ricerca, che è importantissimo, ma anche di informazione e formazione e di addestramento. Si lavora su livelli diversi, l'informazione rimane a un livello di conoscenza, la formazione si agisce sulla capacità, sugli atteggiamenti, quindi anche questa è una dimensione prettamente psicologica. Quindi lavorare soprattutto sugli aspetti di consapevolezza, oggi si parla molto di awareness, quindi di consapevolezza, ma la consapevolezza è un livello ulteriore a quello che è la conoscenza, no? Quindi dalla conoscenza a un'interiorizzazione di quelle che sono le norme e i comportamenti per sviluppare sicurezza. E quindi credo che da questo punto di vista, no, anche lavorare su queste tematiche, sulla cyber security, peraltro nel piano nazionale proprio della sicurezza cibernetica, è previsto anche la cultura della sicurezza, la formazione e quindi l'addestramento. Per cui credo che sia da questo punto di vista un'opportunità per tutti. Vi ringrazio. Grazie.